Per acquistare crediti FIFA 16 ti consiglio EG Vault, il sito con la consegna più veloce al mondo. Non ci credi? Acquista e vedrai, i prezzi sono ottimi. Basta l'iscrizione per il link e il codice sconto del 6%. Toselli, il più ricercato, da chi? Dalla polizia? Da chi? Sansone si è già rimesso, quindi Cassano, mi dispiace, ma vai tu a fare della tribuna e mettiamo Sansone in squadra. Come vi ho già detto, aumento un po' a campione di difficoltà perché prima era troppo facile. Quest'oggi andremo ad affrontare il Bologna, direi che la formazione è quella titolare e di partire subito e andare a vincere altri 3 punti per andare ancora più su in classifica. Poi con questa squadra di giovani fenomeni sono sicuro che faremo sicuramente bene. Guardate il possesso palla, il tiki-taka del Barcellona, di Guardiola, ma chi è Guardiola? Guardiola chi? Oh, abbiamo sbagliato subito con Jacopo Sala, attenzione perché a destra la recupera. E poi Brienza da fuori, Viviano. Fernando, verticalizzazione, cerca Riccardi che si appoggia. Jacopo Sala, è partito Icardi, è andato dentro, non la prende. Fernando va più in su di tutti e poi si abbassa al momento decisivo. E allora può ripartire il Bologna con Mounier, servito da destro, buon numero di Mounier. Palla messa dentro, Fernando l'ha capita, adesso possiamo ripartire. C'è Correa che fa andare la manovra e serve Iesé nello spazio che non capisce, non si è riuscito a ripartire bene. Attenzione perché c'è Giaccherini che riparte, ancora Giaccherini in possesso del pallone, si ferma Giaccherini, cerca l'imbucata dentro, Sala capisce tutto, allora Fernando può far ripartire in azione. Fernando, ancora lui, il motore della squadra, cerca e trova Iesé largo, Iesé punta l'uomo, vuole saltarlo, lo salta Iesé, con un pizzico di fortuna, va sull'esterno, Iesé, ancora lui, attenzione, si porta via tutti i giocatori, Iesé, in area, all'ultimo, spostato da Diawara, attenzione perché c'è Mattia destro, che è davanti a tutti, destro, interviene Fernando, per fortuna, a rubargli il pallone, Fernando, chiama in gioco, anche Sansone, c'è il taglio di Correa, bellissimo il taglio di Correa, ancora lui, Correa, dentro, per Fernando, che ci arriva, Mirante, bella occasione, a un passo dall'1-0, c'è Icardi in possesso del pallone, dentro per Correa, Correa la tiene lì in qualche modo, Correa ancora, finisce qui il primo tempo, 0-0, ma la Sampdoria si è svegliata nel finale, ancora Iesé in possesso del pallone, è partito Sansone, lo serve Iesé, adesso Sansone può andare sul fondo, ancora contro Constant, questa volta la meglio Sansone, Sansone mette una bella palla per Correa, che non ci arriva, attenzione perché c'è Zuniga, pericolosissimo il cross dentro per destro, per fortuna che c'è Viviano lì, e poi attenzione perché mi stavo per complicare la vita ancora una volta. Allora lo pressiamo alto, recuperiamo il pallone con Carbonero che adesso può andare al cross, Carbonero sul fondo per Iesé, calcio d'angolo, e adesso dentro Ricky Alvarez, Iesé va a fare la punta proprio con Icardi, vediamo, e gli ultimi 2 cambi ce li giochiamo così. Fernando dalla bandierina la mette per Moisander, ancora calcio d'angolo, Iesé la viene a prendere, Iesé la mette con il mancino per Moisander, anzi no, era Ranocchia, ma sarà ancora calcio d'angolo, Iesé la va a intercettare, poi Iesé si addormenta, allora Zuniga gliela porta via, Zuniga può farsi tutta la fascia, c'è solo lui, non c'è neanche un marcatore, Zuniga ormai è sul fondo ma non c'è nessuno del Bologna, allora Zuniga aspetta sapientemente e poi torna indietro, sbaglia il passaggio, allora possiamo ripartire con Icardi ma non c'è più tempo, 0-0, beh dai, un pareggio col Bologna l'ha fatto anche la Juve per 0-0. Proviamo questa nuova variante con Mounier e Icardi in attacco e Sansone e Iesé sugli esterni, perché il 4-3-3 non mi è piaciuto tanto. Questa volta c'è il Torino e andiamo a vedere un po' la formazione che andremo a schierare oggi. Dovrebbe essere praticamente a posto e infatti è così. Allora iniziamo subito, giochiamo la partita. Piove addirittura e siamo a Torino. Immobile, attenzione, ci punta, ci farà male Immobile dal limite. Viviano, ancora lui ci tiene a galla. Fernando, dentro per Sansone, adesso possiamo partire in contropiede, si appoggia Sansone, lo cerca Mounier nella sua zona di campo, Sansone accelera contro Bovo, ha la velocità per saltarlo, infatti è così, e Bovo costretto al fallo, sarà cartellino giallo e punizione. Sansone sul punto di battuta, la viene a prendere Iesé vicino, allora Sansone la gioca proprio su di lui, Iesé la perde, poi la riconquista, Iesé al limite dell'area, Iesé ancora lui, Iesé da fuori, prova il tiro a giro di Iesé, Padelli, Fernando con la testa, la mette giù per Mounier, attenzione, i talenti spagnoli adesso si fanno sentire, Mounier è entrato in area, Mounier la crossa per Fernando, Bruno Perez accelera, è nelle sue corde assolutamente questo tipo di giocata, la mette dietro, lo stop di petto di Acqua, il tiro di Acqua, che gol che mi tocca prendere, guardate che gol che mi tocca prendere, cioè Bruno Perez ha fatto un allungo che neanche Usain Bolt, resiste alla tirata di maglia, Acqua fa uno stop di petto con la palla che cade sulla lunetta e Ranocchia non esce per farla sua, 1-0 Acqua, va bene, Carbonero, Mounier di prima a cercare Icardi, Icardi ancora lui, dentro per Mounier, Mounier ancora lì, attenzione perché per un attimo non fa fallo da rigore, Iesé la batte corta per Mounier,
i due gemelli spagnoli praticamente. Poi la perdono, gran bella giocata. Bruno Pérez si fa beffe di Sansone, allora Munir va in suo aiuto. Munir riesce a tenere la palla in campo. Adesso possiamo ripartire, Regini, triangolo per tagliare fuori. Proprio Bruno Pérez. Munir adesso può andare con la palla tra i piedi, è veloce, lo insegue Gazzi che non ha la velocità per tenerlo ed è costretto al fallo che non viene fischiato. Allora Bruno Pérez ritorna e finisce qui il primo tempo. Su un fallo non fischiato è possibile cartellino anche per Gazzi. Piove e ha fatto gol a qua. Fernando la recupera, la sradica via dai piedi degli avversari. Ancora Fernando in posizione di trequartista addirittura, lo devono inseguire e in due gliela portano via. Possiamo pressare adesso, comunire su Padelli, ormai facciamo una foto. Carbonero chiama in causa Mauro Icardi, Icardi. Vai con l'1-2 con Munir, che l'hai saltato. E adesso fai andare Carbonero sull'esterno. Perfetto, Carbonero. Icardi però deve andare in mezzo a ricevere il cross. Se stai lì non ci serve a niente. Calcio d'angolo. Va a prenderlo Iesé. L'ha pescato Iesé. La finta. E poi rientra sul suo destro. E la mette per Icardi. Ancora calcio d'angolo. Carbonero. Da fuori c'è Fernando. Dentro per Icardi. Che allarga. Su Munir. La mette dentro Icardi. E c'è il gol dell'1-1. Un gran gol di Icardi. Un gran assist di Iesé. Non era Munir. E finalmente ritorna al gol. Mauro Icardi, riacciuffiamo il pareggio. Dai ragazzi che siamo vivi e adesso andiamo a prendere la vittoria. Gran lavoro di questi due, i nostri giovani sono il nostro futuro. Fernando, ancora lui dentro per Icardi. Icardi 1-2 con Correa, appena entrato anche lui. Correa, c'è Icardi. Bovo, con tutta la tranquillità del mondo. Sì che è partito, Sansone sull'esterno. L'abbiamo servito, Bruno Pérez. La mette giù, ancora Bovo. Sempre Bovo a impostare da dietro. È il 90esimo, Maxi Lopez allarga dietro. Molinaro sull'esterno. Si appoggia al suo compagno. Con un fallo riusciamo a prendere la palla, ma attenzione perché al 90esimo questa è una punizione pericolosissima. E chi la batte, guarda caso, Bovo, praticamente il loro migliore in campo. La mette Bovo, la mette anche bene, messa fuori. Attenzione, Vives da lontanissimo! Che missile ha tirato Vives! Ancora Bovo, calci piazzati tutti suoi, Viviano la fa sua. E finisce qui. 1-1, due pareggi in questo episodio, ragazzi. Però ci siamo vivi, dobbiamo solo un attimo iniziare a imparare a giocare offline. E poi sono sicuro che faremo sicuramente meglio. Anche perché con questa squadra di tutti i giovani non possiamo fare altrimenti. Magari scrivetemi qui sotto la vostra formazione ideale con questi giocatori che abbiamo. Io spero che la carriera comunque vi stia piacendo e che vogliate magari anche qualche episodio in più. Quindi magari due episodi a settimana, se ci riesco, se vi fanno piacere, ve li porto volentieri. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto. Forza Samp!